Gentili signore e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Griglia di Partenza speciale, ed è l'ultima speciale, è veramente speciale questa, come potete vedere da queste prime immagini che ci giungono dalla pista di Macao, dove si corre la prima edizione della TCR Series International, l'ultima gara di una stagione bellissima, stagione di campionato del mondo, una serie che era nata all'inizio di questo dello scorso anno, del 2015, ma finisce il primo anno alla grandissima. In tutte le piste dove è transitata ha lasciato un segno tangibile di grande spettacolarità, pubblico e entusiasmo in ogni angolo del mondo, perché questi piloti, queste macchine, questo tipo di competizioni ha lasciato un segno indelebile nel mondo del motorsport, è cresciuta in fretta. Questa che vedete è la vettura di Robert Huff, sì, voi lo ricordate come plurivincitore delle gare di Macao con le turismo del WTCC. Queste sono le turismo diverse, perché naturalmente lasciano capire, intravedere che il finale di stagione può essere davvero entusiasmante. Il campionato, il TCR International Series, arriva qui a Macao con una classifica che ancora non ha deciso il suo primo campione mondiale della stagione. Se la giocano Pepe Oriola, che è un pilota spagnolo con una grandissima esperienza nel mondo del motorsport. Qui intanto vediamo il giro di ricognizione della prima delle due gare che andremo a vivere insieme, e il nostro Stefano Comini, che in realtà è un pilota svizzero, ma noi lo chiamiamo il nostro perché agonisticamente Stefano Comini è nato proprio sull'asfalto del Tempio della Velocità, la pista di Monza, con il grande trofeo cadetti di Formula Junior. Poi piano piano è salito, e sempre con pochi mezzi purtroppo è arrivato quest'anno in questo turismo International Series, la TCR, organizzata da Marcello Lotti, e si è trovato all'ultima gara, Gran Premio di Macao, per lui una pista mai vista, proprio al secondo posto, staccato di soli due punti dallo spagnolo Oriola. Questa sera è con noi proprio Stefano Comini, e io lo ringrazio per essere ciao con noi. Gigi, ciao, grazie, Stefano. Grazie. Ciao ragazzi a casa. Sì, Macao, tanta roba. Ecco, giusto, questa è una buona partenza. Macao, tanta roba, perché correre sulla pista di Macao è davvero un'emozione fortissima, oltre che necessita una grandissima dose di coraggio. Il minimo errore lo paghi immediatamente con l'esclusione dalle prove e dalla gara, e correre qui dentro non è cosa facile. Se poi Macao è la tua prima Macao, il problemi aumentano all'ennesima potenza, vero sì, Stefano? Sì, si triplicano. No, senz'altro arrivare là la prima volta, cioè quando sei a Macao la prima volta, il primo giro, ti dici: ma qua dove sono? Cioè, ma qua sono in centro Lugano, in centro Milano, che cosa sto facendo? No, cerchi sì. Semafori, cerchi di tutto e di più, è spettacolare, è una cosa unica. Sì, il tracciato sulla distanza di circa 6 km, il nostro pubblico già lo conosce, qui l'ingegnere Mariani, già il pubblico lo conosce, perché in questo mese abbiamo trasmesso la gara della Formula 3, abbiamo trasmesso la gara delle moto, ed ora tocca alla TCR International Series. Attenzione, in prima fila Robert Huff, autore della pole position, accanto a lui Kevin Gleason, seconda fila per Stefano Comini, Jordi Genella, terza fila per Pepe Oriola e Gianni Morbidelli. Pepe Oriola quindi in terza fila, mentre Stefano Comini lo ha saltato proprio nelle qualifiche. Questo è stato il primo dei colpi di scena che vivremo insieme in questa doppia gara, in questo appuntamento di Macao, l'ultimo della stagione per la TCR International Series, che sta per far decollare la sua prima gara. Attenzione, siamo pronti per goderci questi 10 giri, che saranno un po' 10 giri di qualifica per i protagonisti della TCR International Series, partiti in questo momento, e parte molto bene Huff, cercando di mantenere il comando delle operazioni. Due rettifili, chiuso fra due avversari che lo seguivano, Gleason e Stefano Comini, e Comini all'interno. Attenzione, al centro c'è Huff, andiamo a vedere la staccata, anzi il passaggio alla curva velocissima. All'interno Comini cerca di prendere il comando delle operazioni, ma è ancora una volta Robert Huff che tutto all'esterno sfiora il guardrail, mentre dietro là c'è un pilota che si gira, sbatte contro le barriere, picchia contro un'altra vettura, in tre rimangono fermi, si va alla staccata della Lisboa con Robert Huff al comando in seconda posizione, Jordi Genella terza posizione per Stefano Comini, seguito da Pepe Oriola, il suo maggiore avversario nella classifica. Incredibile partenza
siamo in questo momento nelle curve dopo la Lisboa, si entra praticamente nel budello dove non si può superare o dove è poco consigliabile effettuare il sorpasso, ma qui i piloti della TCR poco guardano le possibilità e tanto ci danno sul pedale dell'acceleratore. Arriviamo a questa prima fase, attenzione, è pista ostruita e quindi questa è la prima chiamata della safety car, credo, vero Stefano? Sì, è la prima chiamata questa. Guarda qui cosa è successo, fa Stefano. Fa sempre male rivederlo, fa sempre male. No, tra l'altro è Francisco Mora, il mio compagno di squadra di Macao, un bravissimo ragazzo e anche talentuoso, giovane e talentuoso. Non sa neanche lui che cosa sia successo, tra l'altro qua col botto della Honda di un pilota della TCR Asia ha addirittura perso i sensi e è rimasto un minuto buono senza riprendere conoscenza. Ecco, mi sembra sia stato accompagnato anche in ospedale, però non ha... Sì, è stato è rimasto sotto osservazione 24 ore, infatti ha dovuto rimandare anche il volo, poverino. Però no, alla fine tutto bene, non si è fatto niente, solamente una bella botta, ecco. Una bella botta. Attenzione, qui siamo in una condizione di... Robert Huff, l'irraggiungibile, chiamiamolo così, almeno per questa prima gara, là davanti a tutti. Poi c'era lo spagnolo Jordi Genet che ti aveva preceduto. Sì, esatto. Ci sei tu in terza posizione e dietro te c'è quell'altro spagnolo che si chiama Pepe Oriola, sì, che ti contende il titolo di campione per questa prima stagione. Esattamente. Cioè sei... Una pietanza tra sono a sandwich, due fette di pane. Sono a sandwich, che poi tra l'altro, esatto, come potete vedere anche a casa, sono entrambi compagni di squadra, sia Jordi Genet che Pepe Oriola. Poi, e tra l'altro, entrambi spagnoli. Cercano di farti un po' il biscottone che Marquez ha fatto. Esatto, Rossi. Esatto. Che ce la faranno? Noi non lo vogliamo svelare questo, mentre qui ci rivediamo ancora. Ha picchiato contro il muro e poi si è girato. E chi arrivava da dietro, come in questo caso, hanno tentato di evitarlo, ma non c'è stata assolutamente possibilità. Il tutto è già partito a metà del Mandarin. Sì. Probabilmente c'è stata una botta. Tra l'altro, abbiamo cercato di guardare l'onboard camera tramite il team. Dopo la gara, ma non siamo riusciti a vedere niente perché con la botta talmente forte la telecamera ha smesso di funzionare. Aha. Non si capisce bene se ha ricevuto una botta dietro e è partito oppure lui semplicemente è arrivato troppo veloce, magari non ha cavato abbastanza e la macchina si è scomposta. C'è da dire che scaldare le gomme nel giro di ricognizione su queste macchine qua è abbastanza difficile, certamente. Non è una cosa semplice, tra l'altro essendo anteriore vai sempre a scaldare bene le anteriori, le posteriori invece hai più difficoltà. Ecco Stefano, qui vediamo la scena dell'incidente, sono macchine ferme, macchine che molto ovviamente stanno anche perdendo dei liquidi, ci sono pezzi sparsi ovunque sulla sede stradale che è limitata da due guardrail, guardrail più muretto da un'altra parte. Esatto. Il pensiero di un pilota va a che cosa rimarrà quando dovremo ripartire, perché quello è anche uno dei punti più veloci di Macao, vero? Sì, il Mandarin è il punto più veloce di Macao, è una curva che comunque cavi leggermente, ma è una curva che fai a 210 all'ora e tra l'altro tra i muretti stretti, qua lo potete vedere benissimo anche a casa, cioè, sei lì che vai sempre a sfiorare tra l'altro il guardrail esterno con lo specchietto, ecco. Sì, ecco, ripartire... Qui intanto siamo sulla tua macchina ti si vede, visto che non abbiamo l'opportunità di piazzare una telecamera nei nostri studi dove stiamo facendo la sonorizzazione, qui ti si vede chiaramente e sei rimasto tale quale, non sei cambiato. Insomma. Ti sei solo sposato. Esatto, dopo Macao mi sono sposato, due giorni dopo. Vedremo alla fine, perché non preannunciamo niente, se è stata una punizione oppure se è stato il motivo per festeggiare un trionfo. Intanto vediamo tre carri attrezzi, c'è l'ambulanza, perché vi avevamo detto, anzi l'aveva fatto giustamente Stefano affermando che il suo compagno di squadra ne è uscito abbastanza malconcio e per il primo minuto non sapeva neanche più in che circuito si trovasse e viene estratto con tutte le attenzioni dall'abitacolo della sua vettura, poi verrà trasportato in ospedale, ma dove verificheranno che non saranno riscontrate né fratture né lesioni, quindi potrà lasciare dopo qualche giorno appunto il protettorato di Macao. Ricordo che era un ex protettorato, questa terra protettorato portoghese, diventato ormai territorio cinese a tutti gli effetti. Ecco, anche le vostre vetture, nonostante non siano delle WTCC che sembravano essere il non plus ultra del turismo, qui dentro andate forte.
forte qui dentro, non è facile forte, guidare. No, andiamo forte e usiamo gli attributi, ecco. Sì, assolutamente, assolutamente. E questo l'avete messo in mostra, il coraggio ci vuole, lo abbiamo visto. Qui stiamo sempre dietro la safety car, naturalmente le due vetture sono da spostare completamente. Che cosa pensi mentre sei in questa condizione, praticamente sempre dietro la safety car? È la tensione che sale, è il pensiero di che cosa fare? Tu hai due spagnoli che sono due compagni di squadra e che ti renderanno la vita durissima, questo lo sappiamo. Sì, allora qua onestamente io mi rilasso quando sono in regime di safety car, bene o male mi rilasso. Quando vedo che la gara sta per ripartire, invece lì penso che cosa fare, penso se tirare già subito, se magari prendere un po' di spazio. Tra l'altro sono ripartiti qua, adesso bandiera verde. Certo, qui siamo ripartiti ancora con Robert Huff, poi Gené che vedete tiene alle sue spalle proprio Stefano Comini, Pepe Oriola, Gianni Morbidelli, Gleason dietro Gianni Morbidelli. Siamo proprio nel tratto dove abbiamo verificato il contatto, ormai in prossimità del curvone, anzi la staccata, la Lisboa, che in questo momento vede l'ingresso del quartetto compatto. Vedete che Oriola già alle spalle di Stefano Comini comincia a bussare forte sui suoi tubi di scarico, nel suo paraurti, mentre si va con il quartetto di testa che rimane compatto. Neanche Robert Huff riesce a scappare via verso la parte interna del tracciato, la parte mista del tracciato. Robert Huff, poi Jordi Gené, dietro loro Stefano Comini e poi Oriola. Ma Oriola, ti toccava, sentivi Oriola mi metteva una bella pressione. Poi tra l'altro io sono un bel mastino da passare, un bel muro. Eh sì, direi proprio di sì. E di conseguenza lui sapeva che se doveva passarmi doveva farlo assolutamente il prima possibile. Siamo in questo momento proprio sulla vettura di Stefano Comini che sta guidando alle spalle di Jordi Gené e di Robert Huff. Sarà una gara incredibile da non perdere, una battaglia spettacolare. Pubblicità. Eccoci nuovamente insieme, stiamo seguendo questa puntata speciale di Griglia di Partenza che vi offre le due gare, le ultime prove della stagione 2015 della TCR International Series, Gran Premio di Macao, l'ultima gara della stagione che deve dare il titolo di campione del mondo al miglior pilota della stagione. In questo momento due i piloti che possono ancora guadagnarsi matematicamente la corona e sono lo spagnolo Pepe Oriola, che ha due punti di vantaggio su Stefano Comini, che è in seconda posizione. In questo momento stiamo seguendo il quinto giro della pista, questo è Robert Huff che comanda la gara, in seconda posizione è Jordi Gené, attenzione uno spagnolo, poi abbiamo Stefano Comini al terzo posto, al quarto posto Pepe Oriola. Quindi Pepe Oriola è fra i due piloti spagnoli che sono anche compagni di squadra e che chiaramente cercheranno di fare il gioco di squadra per portarsi a casa, oltre che il podio, anche il titolo. Stefano Comini in questo momento in terza posizione ed è anche in studio con noi per commentare questa gara. Allora, ciao ragazzi. Sì, qua sono in una situazione abbastanza scomoda, vale sì. A dire spagnolo dietro, spagnolo davanti, tra l'altro entrambi compagni di squadra. Jordi Gené è ambasciatore Seat, pilota ufficiale Seat, collaudatore Seat, certo. E invece Pepe è un giovane arrembante con i contro BIP, ok? Certo, siamo sicuri. Sì, qua hanno cercato di fare un po' il biscottone. E noi alla fine della scorsa stagione di biscotto ne abbiamo sentito parlare fin troppo, voglio. Dobbiamo dire. E purtroppo Spagna contro Italia anche in quel caso e ha vinto la Spagna. Adesso vediamo se riesce a vincere l'Italia. Abbiamo detto che Stefano Comini è un pilota ticinese, quindi pilota svizzero a tutti gli effetti, ma lo consideriamo italiano, cioè nostro portacolori quando si parla di lui come pilota, perché sei nato agonisticamente proprio sull'asfalto a Monza, di Monza, no? Grazie al trofeo cadetti, certamente, che ha portato il buon Stefano Comini ai vertici del
dello sport normale, quello che viene effettuato da tanti piloti. Qui siamo passati un po' nelle retrovie, Robert Huff comanda davanti a Jordi Genet, Comini terzo, quarto è Oriola e la quinta posizione dovrebbe essere per Morbidelli, se non vado errato. Sì, Morbidelli, che tra l'altro sì, Morbidelli seguito da Gleason e dietro c'è Andrea Velicchi forse. No, dietro c'è Jordi Oriola, il fratello di Pepe, Oriola, che esatto. Tra l'altro fratello di Pepe che era secondo in campionato e mio compagno di squadra che ero primo in campionato. Esatto, tuo compagno di squadra che è finito poi a muro perché questa gara è stata fermata No, ti sto parlando sempre di Jordi Oriola. Sì. Proprio lui è il fratello di Pepe ed è stato mio compagno di squadra proprio nella gara di Macao. Ha i colori diversi dalla mia, però è sempre seguita dalla Target Competition di Bolzano. Siamo nel corso del sesto giro, questa è la testa della gara, vedete come Stefano Comini viene pressato da Oriola dietro ma viene quasi rallentato da Jordi Genet perché Robert Huff qui così aveva l'opportunità di scappare via o Genet sta facendo, comincia a fare il gioco di Oriola? Allora c'è da dire che Robert Huff the king. Sì. Is the king of Macao. Di storie non ce n'è. Il re di Macao. Quindi no, allora Huff ha allungato già un po' di suo. Genet per contro si sta accorgendo che io sono più predisposto ad una gara, a un tête-à-tête con Oriola. Quindi a me di Genet proprio non mi interessa. Cioè certo. Genet vai. Credo che si sia accorto e di conseguenza mi tende a rallentare soprattutto nel settore 2, che non è questo, è quello che viene subito dopo la Lisboa, che è la curva che stiamo per affrontare ora. Lì rallenta e fa riavvicinare, questa è la Lisboa, esatto, questa è la Lisboa, la curva successiva, quindi dopo questo ponticello, questo qua da qua inizia il settore 2. Sì. Il settore 2, lo vedete anche a casa, è estremamente tortuoso. Esatto. Ci passano malapena due macchine, ma proprio parcheggiate. Sì. Quindi superare qua è praticamente impossibile. Certo. Cioè, lo vedete anche voi, staccate. Poi, tra l'altro non è lento, è veloce come circuito. Qua vuol dire che è proprio azzardi. Infatti Pepe le provava tutte. E Genet qua rallentava, soprattutto un pezzo che arriva dopo ve lo faccio notare, lì arrivava, frenava proprio, lo si vede palesemente, frenava, mi rallentava e faceva riavvicinare Pepe. Infatti si vede che si accendono i tuoi fari posteriori più volte, mentre qui c'è molto ovviamente il ritiro da parte di un concorrente, si è abbandonato il numero 15, Sonny Young, mentre andiamo di nuovo in pista. Ecco, vedete adesso Genet ha leggermente allungato mentre Pepe Oriola è sempre nei tubi di scarico di Stefano Comini, le tre Seat in questo momento. Molto, molto interessante quello che ha detto Stefano, cioè Genet è un po' l'ambasciatore di casa Seat vuole portare a casa chiaramente il titolo, la squadra di Genet diventa così la squadra ideale, perché Seat è spagnola e quindi anche Pepe Oriola la nazionalità spagnola, dovrebbe andare proprio in Spagna, sarebbe stato l'ideale, però vedremo come andrà a finire. Siamo in questo momento proprio nella zona in uscita dal misto, quella che porta in prossimità del dritto, e appena Genet riprende a riaccelerare tu comunque tieni la scia di Genet e si stacca Oriola automaticamente. Cerco assolutamente sì, cerco di tenere la scia. Il problema è che abbiamo sofferto noi con le Seat tanto di surriscaldamento del cambio del DSG, perché ricordiamo che queste qua sono delle macchine derivate dalla serie. Sì. Ok, fatte dai marchi, dalle case madri, da vendere ai piloti privati. Ecco, ricordiamo bene come nasce questa formula. Il discorso, abbiamo difficoltà noi con la Seat a tenere la scia delle altre macchine, perché col cambio DSG tende tanto a surriscaldarsi e andare in protezione, perdi dal 5% al 15% della potenza. Sì. Quindi sul dritto è difficile tenere la scia. Intanto Oriola ha scavalcato Morbidelli e quindi ha guadagnato la sesta posizione. Guarda, Jordi ha fatto veramente una bella gara, sta facendo veramente una bella gara, ha fatto un bel sorpasso che poi Gianni lo sappiamo tutti che è un bel mastino, non è facile da superare. Tra l'altro lui, certo, anche Jordi debuttante a Macao, è la seconda gara che faceva nel TCR.
e anche lui ha tanto potenziale, tanto potenziale. Sono stati compagni di squadra l'anno scorso nel Seattle Leone Eurocup, l'ho seguito, gli ho fatto un po' da coach driver e da tutor durante tutto l'anno, e va veramente forte il ragazzino. E siamo in questo, forse qui chi ha un po' deluso è stato Gianni Morbidelli, eccolo qui. Sì, Gianni. Sì, allora, un Gianni, po' spento su questa pista. Un po' spento, sì, ha avuto anche un po' di problemi con la nuova Civic, perché questa qua, vedete che in pista ci sono diverse Civic, c'è la Civic, sì, di Rob Huff, che sempre ha degli altri colori, ma sempre dello stesso team di West Coast, e c'è quella di Gleason e quella, certo, di Morbidelli. Però quella di Morbidelli era l'unica nuova, perché durante la stagione hanno tirato fuori la macchina nuova del TCR. Certo. E hanno avuto un po' di problemi con lo sviluppo. Già a Buriram, che era la prima gara che faceva, la gara prima di questa qua, Porogiani si è trovato col motore rotto quando la macchina aveva un gran potenziale. Certamente. E anche qua soffriva davvero tanto rispetto a Gleason e Huff. Sì, perché Huff ha avuto tra le mani subito una macchina praticamente perfetta per staccare la pole position e fare una gara. Eccolo, vediamo ancora qui saldamente in prima posizione. È vero che forse il pilota inglese era fuori da quelli che erano i problemi di classifica di campionato, quindi la tensione, quindi forse non interessava neppure a Jordi Gene, che lo stava inseguendo in quel momento, perché era forse Jordi Gene aveva più interesse a capire se Oriola riusciva a saltarti o meno, piuttosto che andare a prendere la prima posizione, sì, di Robert Huff. Sì, è possibile, il ragionamento sta in piedi, però devo dire che Jordi Gené voleva la vittoria, la voleva, perché già lui era fuori dalla lotta per il titolo, voleva portarsi a casa comunque il titolo di Macao, che per un pilota sappiamo benissimo vuol dire tanto, tanto, tanto. Assolutamente, vincere a Macao è qualcosa che ha un sapore unico, è un'emozione dal sapore unico. Staccata la Lisboa, ecco come si avvicina Oriola, i tubi di scarico di Stefano Comini, le due Seat infilano la stretta curva della Lisboa e poi successivamente sotto questo ponticello per riportare le loro Seat dentro nella parte mista di un budello, quello di Macao. Vedete da una parte il muro, dall'altra due file di guardrail. È davvero difficilissimo non commettere errori, la concentrazione deve essere sempre al massimo, e qui Beppe Oriola tenta di infilare anche il muso della sua Seat dentro la parte posteriore della Seat di Stefano Comini, ma quest'ultimo rimane molto attento a non farsi aggredire dal pilota spagnolo, che in questo momento comincia a diventare efficace. Stefano? Sì, è molto difficile, allo stesso tempo molto facile a Macao tenere dietro qualcuno. Certo. C'è da dire che anche Oriola voleva la vittoria, la vuole, si vede che la vuole. Ecco, questo qua è il punto che vi dicevo prima. Arrivando qua, Jordi ogni volta rallenta, lo si vede palesemente. Sì, assolutamente. Rallenta permettendo ad Oriola di rifarsi sotto. Guardate che cosa, si vede, guardate, uno nella scia dell'altro e i contatti non mancano. E qua entriamo nel settore 3. Settore 3, da qua in poi è permanentemente bandiera gialla, lo vedete anche, sì, da l'onboard si vede che ci sono le bandiere gialle, perché si va verso il tornantino. Esatto, il tornantino non si può superare mai, quindi, certo, anche lì a livello di tattica, se tu hai qualcuno dietro puoi giocartela anche abbastanza bene. Assolutamente sì. E qui si esce invece dalla zona del tornantino per andare a cercare la parte più veloce del percorso, laddove si può tentare di andare all'attacco tra i lunghi rettifili raccordati da curve altrettanto veloci. Ma vedete quanto è buona la velocità di Stefano Comini, che stacca Oriola in questo primo tratto rettilineo, poi si entra nel curvone veloce, si va a cercare il secondo tratto di rettilineo, eccolo qui, si passa di nuovo sulla zona della griglia di partenza e dello starter con Stefano Comini e naturalmente Pepe Oriola dietro, troppo staccato per cercare di portare l'attacco alla staccata della Lisboa. Siamo in questo momento pronti all'ultima curva e l'ultimo tratto rettilineo prima di arrivare alla Lisboa. Eccoci qui, andiamo fino alla Lisboa per capire se ci sarà la possibilità di attaccare. No, non c'è la possibilità di attaccare. Allora, noi andiamo in pubblicità, ritorneremo per vedere l'ultimo giro di questa prima gara.
Eccoci nuovamente insieme in questa puntata di Griglia di partenza speciale. Stiamo seguendo l'ultima prova della TCR International Series, l'ultima che si è disputata lo scorso anno. Sul finire dello scorso anno eravamo nel mese di novembre, il penultimo weekend del mese di novembre, e abbiamo voluto riproporvela giro dopo giro per le bellissime emozioni che ha regalato a tutti gli appassionati che sono riusciti a vedere queste immagini. In Italia pochissimi, quindi siamo quasi una primizia. E con noi c'è anche Stefano Comini, che qui si gioca il titolo di campione. Pensate, arrivato su questo tracciato difficilissimo, oltre 6 chilometri di curve e controcurve, affiancate da muretto in cemento armato da una parte e guardrail dall'altra. Chi sbaglia paga, va a casa perché non riesce più a continuare la sua performance nel weekend. Quindi un weekend che deve essere perfetto, e per lui, che non aveva mai visto Macao in vita sua, il weekend è stato davvero strepitoso. Ritorniamo su questo ultimo giro, attenzione, con la lotta per la seconda posizione, seconda, terza e quarta posizione. Vedete, sono Jordi Gene, Stefano Comini e Pepe Oriola. Pepe Oriola che si è presentato su questa pista al comando della stagione 2015 con Stefano Comini staccato di soli 2 punti. I due sono in lotta praticamente dalle prove libere. Qui siamo ancora una volta con Pepe Oriola che va a toccare, a bussare nei confronti della Seat di Stefano Comini. Bussa forte per farsi sentire, ma non ci sono spazi per poterlo far passare. Sì, no, era un bacino quello era un bacino, non era una bussata, dai, le bussate sono altre. Sì, era allora un bacino, era per dirmi: oh, ci sono, sono qua dietro, fammi passare, fai un errore, fai qualcosa. Siamo, attenzione, in questo momento proprio all'inizio di quello che sarà l'ultimo giro, e attenzione perché Pepe Oriola in questo momento esce da questa curva velocissima. Vedete il cartello dell'ultimo giro proprio nei tubi di scarico di Stefano Comini. Qui Stefano Comini sta rischiando perché alla staccata della Lisboa Pepe Oriola potrebbe avere le energie, la spinta, il colpo di rene necessario per affiancare la Seat del rivale, sopravanzarlo e guadagnare punti che diventano pesantissimi. Qua è siamo molto vicino in questo momento proprio nella curva velocissima che raccorda gli ultimi due rettifili. Attenzione, là in fondo c'è la Lisboa, giustamente si copre Stefano Comini, rimane all'interno, la frenata violentissima, Pepe Oriola non ha spazi e Stefano Comini riesce ad infilarsi ancora una volta nella Lisboa, viene affiancato in questo momento da Oriola, ma niente da fare, ancora Comini ad avere la meglio per un soffio nella seconda curva dopo la Lisboa. Mamma mia, che brividi Stefano! Che brividi! Che cosa hai pensato lì dentro? Ma niente, mi trovo abbastanza a mio agio quando mi trovo davanti a qualcuno e devo proteggermi, quindi lì ho seguito semplicemente il manuale. Sono stato interno, non gli ho lasciato più di un metro, ho frenato leggermente prima, l'ho fatto affiancare un attimino e ho gestito la situazione. Ma il toro spagnolo adesso tira fuori le corna, guardate quant'è grintosa l'attività di Pepe Oriola, a destra, a sinistra, cerca un varco, cerca soprattutto di deconcentrare Stefano Comini. Pepe Oriola sa che Stefano Comini ogni tanto dà un'occhiata nello specchietto retrovisore per vedere le evoluzioni del suo rivale principale, e così facendo il rivale vuole a tutti i costi deconcentrare il pilota che in questo momento ancora una volta viene rallentato, guardate, da Jordi Gene nello stesso identico punto che ci aveva detto Stefano. Addirittura tenta quasi un affiancamento dietro Pepe Oriola, ma non ci sono spazi perché Comini chiude tutti i varchi, tutti i pertugi, tutto è bloccato. Oriola deve rimanere per il momento nei tubi di scarico, e qui lo deve fare anche per regolamento perché questa è la zona dove non si può neanche provare l'attacco e il tornantino. Però il bacino c'è, questo non è un bacino, questa è una bella bussata, direi. Sì, questa era più una bussata, questa era più una bussata. Siamo nella discesa, attenzione, questo è l'ultimo giro di gara 1, poi vivremo la gara 2 della domenica, e siamo ormai alla curva che riporta le Seat sul traguardo, e siamo sul primo dei due rettifili, eccolo lì. Oriola ha capito che non c'è più niente da fare a questo punto della gara, quindi la vittoria va a Robert Huff, che trionfa in questa gara 1, la seconda posizione a Jordi Gené in seconda posizione. Vedete quanto vicino gli arriva in questo momento poi Stefano Comini, che guadagna il terzo gradino del podio davanti a Pepe Oriola, che sicuramente in questo momento sta meno bene di Stefano Comini, anche perché tu con questo secondo posto l'hai scavalcato nella classifica, vero? No, allora io già ero davanti in classifica di non due avevi, punti. Non eri arrivato con 2 punti di ritardo? No, ero arrivato con soli 2 punti di vantaggio. Di vantaggio, con giusto, soli 2 punti di vantaggio.
E qua ho ripreso altri due punti, mi sono portato a 4, mi pare. 4 punti. No, non è vero, non è vero, dico una cavolata. 4 punti, 4 sì. Punti mi sono portato a 6. Ok. Se non erro, se non erro. Si vede che lì proprio Pepe era bello, bello incarognito. Bello, inca- sì. Bello incarognito, perché lui pensava di arrivare qua, ma anche io lo pensavamo tutti, di arrivare qua e di stare dietro a Pepe, soprattutto in qualifica. Certo, perché lui aveva già esperienza su questa lui pista. Aveva già esperienza, poi tra l'altro ha fatto un secondo posto nel 2013, mi pare, nel WTCC. Certo. Qua, ecco una cosa, Stefano. Dimmi. la seconda gara parte con come ordine di partenza, come griglia, con esatto. L'ordine d'arrivo di gara 1. Sì, questo è stato una decisione presa all'ultimo, presa circa una settimana prima della gara, dove hanno deciso di togliere il grid reverse, vale a dire l'inversione della griglia. Certo. Per i primi 10. Ed è stata una decisione giusta, anche perché qui è difficilissimo passare. Sì, è difficilissimo superare tutto, è stato un po' un cambiamento di programma, ecco. Uh-huh. Per quello che è il format del TCR. Noi piloti non eravamo abituati così. E arrivare sì. Comunque all'ultima gara dove non c'è l'inversione della griglia ti va a scombussolare un po' quelli che sono i piani. Con l'inversione della griglia tu saresti dovuto partire in dietro terza fila. Io sarei dovuto partire dietro a Pepe. Dietro a Pepe, sì. Così facendo, sì, questo giro mi è andata bene. Pensavo mi andasse male, perché pensavo di essere dietro di lui in qualifica. Invece in qualifica è andata bene, gli avevo dato 2 decimi in soli due turni di prove libere e la qualifica. Quindi per una prima volta Macao è un ottimo risultato. Assolutamente sì. E già lì Pepe era bello nervosello. Certo, il nostro grande opinionista Giancarlo Bruno, che era lì naturalmente per mettere a posto la vettura di Robert Huff. Infatti sì. L'azione di Giancarlo Bruno si è vista immediatamente con Robert Huff a centrare la pole position e la vittoria di gara 1. Ora attenzione, tutto il campionato, l'intero campionato viene giocato con 10 giri sul terribile, terrificante tracciato di Macao, dove l'errore, lo avete visto già in gara 1, provoca danni pesantissimi. Quindi non bisogna sbagliare. Dopo tante gare, ne avete fatte in una stagione praticamente 20, 11 appuntamenti, 11 appuntamenti, 20, sono questa 22, qua è la 22esima. Dopo 21 combattimenti all'arma bianca si arriva al 22esimo, dove ci si gioca il tutto per tutto, vero Stefano? Esattamente così. E Gigi, qui come si scende in pista, Stefano? Qua, allora, un pilota normale scende in pista con la mentalità di calcolatore matematico, no? Sì. Dico bene, un pilota normale. Io ho dichiarato già prima di Macao di non avevo strategie. Tra l'altro, guarda lì che bello mio padre con la macchina fotografica. Sì. Sempre dietro. No, tra l'altro, vi racconto questa cosa qua. Una volta a Monza l'hanno dovuto tirar via i commissari di pista quando correvo nel trofeo cadetti, che eravamo in 45. Sì. Così. Proprio prima della partenza, perché sennò lo investivamo, non si levava. È il tuo primo grande appassionato, eh? Sì, è il mio primo grande fan. L'avrà goduta alla grandissima quest'ultima gara. Sì, poi sempre tenuto da Svizzerotto con pantaloncino corto, e ciabatte e calzini lunghi, no? Beh, bianchi. Come Jackie Stewart che si presenta con il kilt. Ecco, amante ferreo della propria terra. Ed è giusto che sia così. Siamo pronti ormai a verificare questa ultima gara sulla pista di Macao. È il primo appuntamento, è un avvenimento mondiale, perché questa è la conclusione del primo campionato del mondo, o della prima serie mondiale della TCR International Series. Potrebbe dare la medaglia d'oro, il trofeo, a Stefano Comini o a Pepe Oriola. Vedremo chi tra i due riuscirà a salire il gradino più alto del podio, del campionato e di questa ultima gara. Siamo pronti quindi alla partenza, attendiamo naturalmente la bandiera verde in fondo allo schieramento. Arriva la bandiera verde in fondo allo schieramento, attenzione, si accendono i semafori, il terzo, il quarto, il quinto allo spegnimento, date gas e sarà un'esplosione di
emozioni con Robert Huff e Jordi Gene. Ancora una volta contatto diretto, attenzione, finiscono a muro. Che botta Robert Huff e Jordi Gene, altri non riescono ad evitarli e vanno anche loro a muro, sbattendo pesantemente. Pista completamente ostruita, per fortuna sono passati i due piloti interessati alla corona mondiale e sono, eccoli qua, Stefano Comini e Pepe Oriola. Oriola e Comini che non sanno ancora nulla, vanno alla staccata della Lisboa con Comini grandissimo in questa staccata e va a conquistare la prima posizione, la seconda posizione per Pepe Oriola, e le bandiere rosse sono già esposte, però l'importante è che questo sia in questo momento questa sia la classifica della gara: primo Comini, secondo Oriola, la terza posizione andremo a vedere in questo momento di chi sarà, ma la gara è in questo momento di questi due piloti ed è giusto che siano rimasti incolumi da quella botta incredibile, tremenda, che ha coinvolto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vetture della TCR International Series. Avevamo detto chi sbaglia la paga duramente. Guardate qui, è Robert Huff, Stefano. Robert Huff che ha esagerato qua. È bravo, l'hai detto anche te. Io non ho detto niente. Robert Huff ha esagerato. Eh sì, direi proprio di sì. Sai che hanno dato 1000 euro di multa a Jordi Gené? Perché? Ma chi lo sa, non so, perché forse Robert Huff è the king of Macao, non lo so. Però è palesemente la colpa di Huff, dai. Assolutamente. Aveva tutto lo spazio. Gara 1 ci siamo stati in tre lì. Guarda, credo che ci sia stato qualche problema nell'edizione dello scorso anno di Macao, perché abbiamo trasmesso la gara della Formula 3, a commento tecnico abbiamo chiamato Antonio Giovinazzi, al quale hanno chiaramente rubato il Gran Premio, perché nella gara del sabato è stato punito dopo la bandiera a scacchi sventolata della gara del sabato con un drive-thru e poi con un trasformato in un 20 secondi di penalità senza nessun motivo. Siamo a 30 secondi dalla nostra pubblicità. Robert Huff saluta il pubblico qui, lui chiaramente è un mezzo eroe per la gente di Macao con tutti i successi che ha conquistato, ma questa volta ne esce veramente male, perché un suo errore ha portato ad un incidente incredibile. A fra poco, dopo la pubblicità, ci vediamo gara 2. Eccoci nuovamente insieme, stiamo osservando le immagini che arrivano da Macao che ci regala l'ultima prova del 2015 del TCR, il campionato turismo, la prima edizione del campionato turismo formato mondiale, che deve consegnare ancora il suo trofeo, la sua corona al re di questa stagione 2015. Siamo arrivati, pensate, alla 22esima gara su 22 previste dal calendario e ancora non si sa chi fra Oriola, Pepe Oriola, il pilota spagnolo di casa Seat, e noi continuiamo a chiamarlo il nostro Stefano Comini, anche se di passaporto svizzero, potrà vincere questo titolo, l'ambito titolo. Per il momento, dopo gara 1, Comini dovrebbe avere 6 punti di vantaggio nei confronti di Pepe Oriola. Attenzione, perché la gara è partita, incidente incredibile che ha tolto di mezzo ben 8 piloti, un contatto provocato a nostro parere da Robert Huff, che partiva dalla pole position ingaggiato con Gené. Vedete che ancora due vetture sono rimaste ferme in quel punto del tracciato, vedete quanto filler è stato steso sull'asfalto, questo significa che le vetture hanno perso anche liquidi, e di questo dovranno tenere ben presente i piloti che scenderanno in pista. Ecco, a queste parole Stefano Comini è chiaramente nostro ospite, voce tecnica per questa puntata speciale di Griglia di Partenza relativa alla TCR International Series. Queste cose voi le pensate quando siete lì fermi in corsia box in attesa di rientrare in pista dietro la safety car? Sì, assolutamente. Tra l'altro qua in regime di bandiera rossa noi siamo fuori dalle macchine, di conseguenza io per esempio mi sono messo a parlare con Veglia, con Josh File, che con Pepe meno questa gara qua meno, no, mi sono fermato a parlare con i piloti che avevano fatto il botto,
che avevano fatto il botto, che avevano, sono scesi dalla macchina, hanno visto comunque una panoramica della situazione. Sì. E infatti ho indagato un po' prima della ripartenza per capire un po' se c'era olio, com'è che erano messi, quanto filler, dove. E infatti già prima di partire avevo un'idea di come era concia la pista, ecco. Poi transiterete da questo punto della pista dietro la safety car, quindi vi renderete ancora conto di cosa esattamente è successo. Sì, perché se guardate a sinistra la linea dell'uscita della pit lane arriva proprio lì, quindi non, certo, ci passi nemmeno sopra, lo vedi a distanza. Ecco, volevo chiederti, Stefano, questa è una curva, noi siamo proprio con le telecamere puntate all'uscita di una curva, sì, che fa iniziare il terzo rettifilo, forse. Sì, è una curva che è la prima curva, è la prima curva che fa in pieno, tra l'altro. Esatto, fa in pieno, questo, tranquillamente in pieno, e la fai anche a una discreta velocità. Infatti il botto si è visto, è stato qualcosa di veramente grosso. È stata un'esplosione. Poi tra l'altro sfortuna ha voluto che erano i primi due a fare il botto, quindi sì, io ero proprio dietro e sono riuscito a schivare il tutto, ma chi è stato dietro già dalla quinta posizione eri a rischio. Certo, qui vediamo Kevin Gleason, il pilota statunitense della Honda Civic, che dà la sua versione dei fatti. Naturalmente noi abbiamo raccontato la nostra versione dei fatti così come l'abbiamo vista dalle immagini che vi abbiamo offerto, ripetute anche con il rallenti, e secondo il nostro avviso Robert Huff ha delle responsabilità rispetto a quelle che sono le responsabilità di Marc Genet, che era avanti di quasi una macchina e mezzo, tre quarti di macchina, sì, volevo dire proprio tre quarti di macchina, quindi. Poi non si capisce perché Rob Huff, pilota d'esperienza, ex campione del mondo WTCC, perché mi vai a fare una roba del genere al primo giro quando palesemente ne hai il doppio degli altri? Non ha senso, forse perché è troppo libero di testa e lasciato libero anche dalla squadra di gestire, di offrire una prestazione così come arriva direttamente dalla pista, e poi forse si sente anche eccessivamente forte su questo tracciato che lo ha visto tante volte vincitore. Però queste botte molto ovviamente insegnano anche qualche cosa, strano, ripeto, sì, ecco, strano. Eccolo qua quello che è successo, lì, vedete, Robert Huff va a mettere fuori gioco praticamente. Ma adesso Genet, voglio dirti, guarda Veglia che adesso picchia a destra, sì, picchia a destra con la Golf e subito a sinistra. È stato un bel botto anche quello, sì, di Veglia, sì, che tra l'altro è un ragazzo di Torino, molto, ecco, guardalo, mamma mia, cioè ha dato bello, una bella botta. Tra l'altro quello che bene o male stava anche meglio, perché ci ho parlato subito dopo il botto, stava benissimo. Meno male. Qua, e questo è Robert Huff, quello che ha generato tutto questo casino, anche se poi $1,000 di multa sono stati dati a Jordi Genet. Ma lui qui si sente padrone assoluto. Beh, lui è un po' il padrone assoluto di Macao. Ma ragazzi, c'è da dire un altro aneddoto di Macao. In press conference dopo le qualifiche abbiamo parlato un attimo del circuito, mi hanno fatto un paio di domande. Io ho paragonato Macao al circuito, cioè a una donna. Macao è come una donna. Vale a dire, non puoi pretendere al primo appuntamento di avere tutto, no? Ok? Quindi devi andarci un po' per gradi, oppure, tutto. Oppure devi essere veramente in grado di arrivare, sì, ai, sì, punti, sì, giusti. Devi essere un gran Casanova, no? invece ho fatto il paragone, Huff c'è sposato con Macao, sì, c'è, sì, sua, sì, moglie, sì, la conosce bene, tutto. Esatto. Magari esatto, anche, esatto, anche questa confidenza con Macao gli ha fatto sì che questo errore proprio madornale capitasse. Certo, qui alzano la macchina di Genet, credo. No, questa no, qua è la macchina di un TCR, cioè un TCR Asia, quindi un asiatico. Un asiatico. Bene, dovremmo essere pronti quindi a rivedere la partenza della gara, dell'ultima prova della TCR International Series. Abbiamo voluto lasciare proprio tutto quello che ci è arrivato dalla pista cinese per farvi rendere conto di come anche intervengono gli uomini sul percorso, di come cercano di riportare la pista nelle condizioni ideali per far ripartire la gara. Vedete la gente che si ripara dal sole con l'ombrello aperto, mentre noi già avevamo il maglione addosso qui in Italia. Loro là, era il penultimo weekend di novembre,
per loro là le temperature sono ancora molto estive in quei mesi, in quel mese, e vediamo che stanno spostando l'ultima vettura. Fra poco le vetture rientreranno in pista seguendo la safety car e dopo il primo giro verrà data la partenza. Esattamente, quindi tu sì. Ti trovi in questo momento al comando della gara. Esatto, io sono il capobranco. Tu sei il capobranco. Vedremo se questo ti gioverà oppure no alla fine della conquista del titolo, anche perché ritrovarsi al comando della gara su una pista così difficile e insidiosa come quella di Macao, certo è già una bella soddisfazione, perché arrivare qui senza averne un'idea. Come hai imparato la pista di Macao? Perché mi piacerebbe anche scoprire come hai fatto ad impararla. Ho fatto un po' di simulatori, io c'ho tre simulatori a casa, è anche uno dei miei business, e ho fatto un po' di allenamento. Cosa fai di mestiere, il simulatore? Faccio il simulatore, no, faccio eventi, faccio coach driver, istruttore anche tramite simulatore. Uh-huh. E grazie anche a questo mio job sono riuscito ad allenarmi un pochino prima, anche perché tra matrimonio, organizza matrimonio, fai quello, fai quell'altro, di tempo ce n'era poco. Certo. È stato un po' un amore a prima vista. Uh-huh. Ok, con Macao, quindi mi sono trovato subito a mio agio, i cittadini mi sono sempre piaciuti. Questo qua era il primo vero cittadino che facevo, perché sì, abbiamo fatto Singapore quest'anno, ma non è da considerarsi come cittadino, perché ormai c'è degli standard da Formula 1, quindi è bella larga. Sì. Qua invece è proprio come fare la Magliasina, che è la strada che mi porta praticamente da Lugano a casa mia, che sono 600 metri di dislivello, sono 5 chilometri, è la stessa cosa. Possiamo dire che ti sei allenato allora? Sì, no, non diciamolo. Siamo, attenzione, eccola qui la pit lane, tra pochi istanti ci sarà l'opportunità di far entrare in pista le vetture della TCR per dare vita all'ultima gara della stagione, a ciò che rimane dell'ultima gara della stagione, perché un giro praticamente avevate percorso, quel giro verrà conteggiato. Esatto, verrà conteggiato e si partirà dal nono, vale a dire invece di 10 9 giri esatto, della gara, per decidere un'intera stagione e dove collocare la corona di campione del mondo della categoria, la categoria che è nata per volontà di Marcello Lotti proprio all'inizio del scorso anno, con un accordo bellissimo fatto anche insieme a Bernie Eccleston, perché voi avete corso ben 3 appuntamenti con la Formula 1, vero? Esattamente, 3 appuntamenti, abbiamo corso a Sepang in Malesia, abbiamo sì, corso a Shanghai in Cina, esatto, e abbiamo corso a Singapore, sì. una gara notturna e la seconda, la domenica, era diurna. Sì. Quindi avete avuto l'opportunità di vivere anche dei momenti davvero glamour. Sì, diciamo glamour, così. Glamour, che poi dopo anche lì è molto discutibile. Il paddock della Formula 1 è bello per chi sta in Formula 1, per gli altri invece si è un po' accampato di fianco alle toilette, ok? Beh, naturalmente è così, lo abbiamo... La freddezza della Formula 1 l'abbiamo commentata per una lunga stagione lo scorso anno, speriamo che quest'anno possa cambiare qualcosa nella massima formula, ci credo poco, ma vedremo che cosa accadrà. Non anticipiamo niente, perché fra poco inizieranno anche i test per la stagione 2016, saranno test importanti che ci daranno modo di capire se la Ferrari avrà recuperato il gap con la quale la Mercedes l'ha lasciata indietro nella passata stagione, nonostante sia stata una stagione di soddisfazioni. Siamo ormai vicinissimi alla ripartenza di questa gara. È stata una lunga sosta quella che avete fatto, eh? Lunghissima, poi quando sei lì che ti giochi il campionato, che non vedi l'ora di finire per sapere che cos'è il verdetto finale, è terribile, è tremendo. È terribile anche pensando alle temperature esterne, al fatto che voi siete in un abitacolo coperti da casco, tuta e quant'altro. Assolutamente, le temperature sono sempre elevatissime, sempre, sempre, sempre. Bene, allora io direi a questo punto di lasciare la parola alla regia, ovvero a un po' di pubblicità, poi quando rientreremo vi regaleremo 9 giri da non perdere e soprattutto da non dimenticare, perché questa è la TCR International Series. A fra poco.
Eccoci nuovamente insieme a Macao sul tracciato terribile dove si disputa l'ultimo Gran Premio della stagione per quanto riguarda la TCR International Series, l'ultimo Gran Premio composto da due gare, quella del sabato l'abbiamo goduta, quella della domenica abbiamo visto fino adesso un incidente terribile che ha messo fuori gioco 9 delle 25 vetture che partecipano all'ultima prova del mondiale. Eccola qui la Maserati che in questo momento, la safety car che parte per riportare in pista i superstiti, primo fra tutti proprio Stefano Comini che si gioca il campionato del mondo, dietro lui parte lo spagnolo Pepe Oriola che si gioca con Comini proprio la corona di campione del mondo, forse anche Jordi Genet si giocava qualcosa matematicamente. Jordi Genet si giocava il campionato fino alla fine di gara 1, poi però era matematicamente molto difficile, sì, per lui. Sì, lontano, avreste dovuto uscire voi entrambi, di scena male, e poi sì. E lui vincere magari entrambe le gare, ma vediamo, vedete, sono rimasti in pochi perché metà dello schieramento praticamente si è schiantato contro i guardrail e contro i muretti dopo la prima curva al pronti via di questa seconda gara. Vedete che è segnato il secondo giro, quello che si sta facendo in questo momento, ma l'attenzione è tutta lì davanti dove c'è quella la prima vettura che è la Seat bianco-azzurra di Stefano Comini e la Seat gemella alle sue spalle che porta invece i colori bianchi e rossi che è quella dello spagnolo Pepe Oriola che è al suo appuntamento, dovrebbe essere il terzo o quarto appuntamento a Macao per Pepe Oriola perché c'era anche con il WTCC, esatto, quindi sì, dovrebbe essere la sua quarta apparizione e non era andato male nelle altre apparizioni, mentre eccolo qui, guardate la classifica, Pepe Oriola e Stefano Comini, 4 i punti che li dividono, non 6 ma 4 i punti che li dividono a praticamente 8 giri dalla fine di una stagione. Vi rendete conto quanto è stata combattuta, quanto bella è stata questa stagione? Io credo che coloro che ci stanno ascoltando, che hanno avuto l'opportunità lo scorso anno di venire a Monza in occasione della doppia gara che si è tenuta a Monza, del passaggio della TCR International Series da Monza, non hanno fatto altro che respirare l'agonismo e lo spettacolo dei tempi d'oro dell'automobilismo. Ci hanno regalato due gare bellissime, una più combattuta dell'altra. Vogliamo ricordare anche altri piloti italiani come Andrea Bellicchi, sì, in questo campionato di squadra. Esattamente. Cioè gente di un determinato calibro, cioè Bellicchi esce da una carriera in Le Mans Series con l'MP1, esatto. Cioè non da poco. Esattamente, e poi Lorenzo Veglia di cui abbiamo parlato poc'anzi proprio perché è rimasto coinvolto in quel contatto multiplo a pronti via di questa gara, il pilota di Torino che speriamo di rivedere in gara il prossimo anno. Complimenti a tutti perché è stata una stagione esaltante, questo lo è sia per le caratteristiche tecniche di questo campionato anche per le qualità umane dei piloti che hanno gareggiato praticamente qui, il talento molto equilibrato messo in pista dai piloti ha fatto sì che la stagione si chiudesse proprio sotto l'ultima bandiera a scacchi. Qui c'è del tifo, è padre di Oriola, il padre di Oriola è Pepe Senior sta festeggiando forse con un leggero anticipo rispetto a quelli che sono lui è un latino di quelli puro, veri è entusiasta comunque sempre, è uno showman, vadano le cose. Bello anche questo atteggiamento che c'è e questa atmosfera che regala il paddock, no? Assolutamente. Il tuo papà nella Plomb Svizzera sì. E il papà di Oriola invece nella esasperazione più latina possibile. Siamo alle battute finali, ora vedete che rallenteranno le vetture e Stefano Comini rallenterà nell'uscita, nella zona d'uscita dal misto per lasciare spazio alla safety car. Tu avevi degli ordini di scuderia, cioè quando avresti dovuto lasciare spazio a... No, a me non mi devono dire niente, faccio tutto io. No, assolutamente. La safety car ad un certo punto avrebbe dovuto allungare. Sì, allora la teoria ti dice ciò. Sì. Quando ti trovi, ecco la mia squadra, ecco, bravi ragazzi. Ricordiamo la target competition di Bolzano, squadra trentina italiana, e grazie a loro comunque ho avuto degli ottimi risultati, assolutamente. Ma
tornando prima, ordini di scuderia così non c'è niente, nel senso la squadra no. Lascia c'è la direzione gara che ti dice attenzione, da quel momento in poi lascia andare via la safety car. No, quello è a discrezione del pilota. Ah, ok. Discrezione del pilota, l'importante è non fare delle vigliaccate, frenare. prima dell'arrivo. Ecco, qui dietro te Stefano Riola stava portando sempre, zizzagando sempre, qui lo fai anche tu alle volte. Sì, allora queste sono delle manovre, se vuoi, di disturbo. Uh-huh. Nel senso, entrambi sappiamo che il primo dà ritmo, quindi qua lo rallento un attimino e quando meno se lo aspetta, ecco qua pianto giù e vai, cerchi di far sì che se lo aspetti il meno possibile. Sì, nel punto dove lui meno se lo aspetta tu pianti giù il piede dell'acceleratore, esatto, guadagni finta di voler scaldare quei tre ancora. Metri che per lui diventano difficili, esatto. Anche se qui riesce quasi a recuperare un pelino. Attenzione, la gara è partita, Stefano Comini comanda, Pepe Riola in seconda posizione. Andiamo a vedere come si evolve questa parte iniziale della gara. Aumentano le velocità, qui si tocca il massimo, si passa in quella curva che fa paura in questo momento, dove si solleva tutto il filler che viene steso per terra, ma nessuno ci è scivolato sopra, quindi si va alla staccata della Lisboa. L'altra curva prima della Lisboa, esatto. E qui si avvicina pericolosamente Pepe Riola, che tenta di farsi assorbire dalla scia della Seat di Comini. I due, uno nella scia dell'altro, poi esce con Riola all'esterno, Comini allarga leggermente ed è Comini al comando. Stefano Comini comanda la gara tirando il fiato proprio passando sotto questo ponticello, perché Pepe Riola è stato davvero molto molto incisivo in quella staccata, Stefano. Sì, c'è da dire che Oriola riesce sempre dall'ultima curva fino alla Lisboa a prendermi la scia e a recuperarmi tutto il vantaggio, ed è ancora più difficile che se fosse attaccato dietro a me, cioè proprio dietro, ecco, perché è ingestibile, te lo vedi arrivare come un missile e non sai bene cosa fare. Ecco, attenzione, guardate in questo momento proprio Pepe Oriola è alle spalle di Stefano Comini, che sta gestendo la testa della gara. Pepe Oriola gli rimane dietro come un'ombra, come l'ombra che fa il sole, e alle volte si avvicina, sembra quasi toccarlo. Vediamo proprio dall'abitacolo della Seat di Pepe Oriola, vedete in questo momento traiettorie precise, ma l'obiettivo è quello di rimanere il più vicino possibile all'avversario per deconcentrare l'avversario. Siamo alla staccata, qui si avvicina ancora un po', poi c'è un allungo e ancora su questo allungo rimane in scia, alla staccata si avvicina pericolosamente, tanto quasi da entrare negli specchietti retrovisori di Stefano Comini. Questo è proprio Pepe Oriola e siamo proprio nell'abitacolo del pilota spagnolo che mira a conquistare il titolo, ma per conquistare il titolo deve saltare la Seat che ha davanti a sé, che è guidata da Stefano Comini. E non solo, deve superare me e io dovrei finire terzo. Ah, quindi non basta vincere la gara con te in seconda posizione. Cioè io volendo potrei anche lasciarlo passare. Avevi quindi nella testa quella tranquillità, quel briciolo di tranquillità in più che dà la possibilità di arrivare secondo e comunque vincere il titolo. Sì, però perché devo lasciarlo vincere? Assolutamente. Dai, cioè, mai. Un pilota quando è davanti sta davanti fino alla bandiera a scacchi, questo è il minimo. Esatto, poi puoi lasciare passare. Vero, un pilota vero. Certo. Poi abbiamo visto anche l'anno scorso che anche in MotoGP non è proprio così. Non è proprio così. Siamo in questo momento, attenzione, di nuovo in prossimità del curvone che porta sull'altro rettifilo, ancora quel filler che comunque si alza, ma ormai lì il passaggio è praticamente sicuro. Guardate Pepe Oriola come si nasconde, qui siamo proprio nella scia di Pepe Oriola che prende la scia, va sull'altra curva velocissima, tocca il guardrail, sfiora il muretto, poi si fa ancora assorbire dalla scia di Stefano Comini. Vediamo se va all'attacco di Stefano Comini, tenta l'attacco all'esterno, l'affiancamento, il contatto tra le due fiancate e poi Stefano Comini ancora riesce per un soffio a mantenere il comando delle operazioni nonostante il duplice tentativo di Pepe Oriola di andare a passare Stefano Comini. Ma qui riparte ancora una guerra fredda tra voi. Stefano Comini sa che comunque da queste parti Oriola non può passare, ma Oriola in questo momento diventa ancora più fastidioso di una mosca zezze che ti punzecca dietro. Incredibile le manovre di Pepe Oriola, guardate dall'interno del suo abitacolo come va ad infastidire la manovra di Belicchi, tenta magari di infilare il suo muso in un posto impossibile. Belicchi, oltre a guardare davanti, deve guardare negli specchietti retrovisori. Certo che questa fase sei disturbato in questa fase, no?
Sì, sei disturbato, dipende con che approccio mentale hai a questa cosa. Sì. Nel senso, io per esempio quando sono primo, sono davanti, sono consapevole che davanti non ho nessuno da prendere. Certo. C'ho solo da pararmi le spalle. Esatto. Le spalle, diciamo, guardate, così. Guardate, guarda qui cosa hai fatto. Sì, allora qua Oriola inizia ad essere più aggressivo. Sì. Si vede che inizia a perdere un po' le staffe. Sì. E si sta nervosando, anche perché nel settore 2, che è quello che stiamo facendo, stiamo finendo ora. Sì. Io ci gioco, cioè ci mangio un po' sopra, no? Del fatto che non si può superare. Certo. Mi tengo bene le gomme, quindi magari lo sono un pochino. Esatto. Come qua anche il tornantino. Io qua ci pianto la prima, lo tengo a distanza. Anche e qua tu vedete fai che il furbetto, c'ho quello spazio che mi permette comunque di essere un po' più sicuro per le ultime due curve del tracciato. E anche tu metti lui nelle condizioni di avere nervoso. Dietro poi, tra l'altro, Morga Genè, perché dietro c'è dietro c'è Giordi Oriola, che Giordi è suo fratello. Oriola è suo fratello, sì, è vero. Quindi anche qua, cioè, ci avevo fatto un mezzo pensierino a lasciarlo passare, no? Per evitare di giocarmi il titolo. Ma poi dietro il fratello te la sei. Dopo dietro il fratello ha detto no, non si sa mai. È vero che Giordi è un ragazzo bravissimo, siamo compagni di squadra, però la famiglia è la famiglia, quindi mi sono detto no, io sto davanti, faccio la mia gara, cerco di portarmi a casa la vittoria e incredibile. Basta. Siamo, attenzione di nuovo, sul lungo rettifilo che porta i due protagonisti alla curva successiva, quella prima della Lisboa. Questa è la Mandarin, passano alla Mandarin in piena velocità, ma questa volta Pepe Oriola non è proprio alle spalle di Stefano Comini. Stefano Comini può gestire 3-4 metri a questo punto per la staccata della Lisboa. Infatti vedete come arriva la Lisboa, sicuro di poter staccare nel punto giusto, di infilare la sua Seat nella Lisboa senza che Pepe Oriola possa agire come disturbo nella sua staccata. E qui di nuovo inizia un altro giro. Come si è avvicinato Jordi Oriola? Ha approfittato della nostra bagarre. E certamente a questo punto bagarre, però, ecco, ne hai due di avversari dietro abbastanza. Guarda, io questo weekend qua, eccola, un altro bacino. È un'altra bussata quella. Esatto, questo weekend qua io di avversario ne avevo uno solo, che era Pepe. Certo. Nel senso, ovviamente sei lì con l'ottica io voglio vincere il campionato, quindi il mio avversario era unicamente Pepe. E qua direi che lo sto gestendo abbastanza bene. C'è Marquez che ti vuole superare. Non Siamo in questo momento di nuovo sul Seat di Pepe Oriola. Vedete come è vicinissimo a Stefano Comini che qui va a rallentare leggermente, si fa baciare da Oriola e poi scappa via di nuovo, mentre siamo quasi all'uscita della zona mista. Eccoci ormai in prossimità, qui dovremmo essere vicini al tornante dove chiaramente Pepe Oriola non può passare, ma deve essere davvero una tensione elevatissima quella che si sta vivendo all'interno della Seat di Stefano Comini, che è qui vicino a noi adesso molto tranquillo, ma lì così erano momenti completamente diversi. Andiamo in pubblicità. Ed eccoci nuovamente insieme sulla pista di Macao, stiamo seguendo il sesto giro dell'ultima gara della TCR International Series. Dobbiamo consegnare la corona di campione del mondo, due i piloti che si contendono la vittoria sulla pista di Macao e la corona di campione del mondo sono il nostro Stefano Comini ed il suo maggiore avversario Pepe Oriola. Lo spagnolo Pepe Oriola, dietro vediamo il fratello di Oriola, Jordi Oriola, e dietro c'è anche Belicchi, quindi questo è il quartetto di testa compatto. Siamo sulla zona più veloce, attenzione perché qui Oriola potrebbe andare agevolmente all'attacco di Comini. Stefano Comini che guarda le sue spalle, percorre la curva più veloce del tracciato, va a sfiorare, a baciare il muretto, dietro di lui Oriola tenta in questo momento di prendere le misure, va all'affiancamento di Comini, la bussata è velocissima ed è un colpo veramente basso che lo spagnolo porta a Stefano Comini. Comini che riesce a rimanere al comando. Andiamo nella zona mista con Stefano Comini. Comini è qui vicino a noi. Stefano, un colpo veramente basso. Sì, un
colpo basso, boh, dai, normale, cioè è il bello anche di questo campionato, di questa serie. Sì, sta perdendo le staffe, infatti guarda anche qua, guarda. Sì, attenzione, questa è una buzzata, bacino. Forte. Ci sta tutto Gigi, guarda, ci sta tutto, perché a Macao uno hai due possibilità: o fare il sorpasso della vita oppure sbatter fuori l'avversario. Preferisco il sorpasso della vita, sbatter fuori un avversario, soprattutto quando c'è in gioco una corona mondiale. Può andare anche a Pepe Oriola, non festeggeremo anche lui come tanto Jordi Oriola. Prima ha toccato il muro, Jordi Oriola ha toccato leggermente il muro. Si è leggermente staccato anche dal fratello. Qui vediamo ancora però il quartetto compatto chiuso da Belicchi, e davanti c'è Stefano Comini. Eccolo qui Stefano che va nella zona che porta al tornantino, dovrebbe portare al tornantino. Eccolo qui, dietro lui sempre Oriola. Siamo nel settimo dei 10 giri previsti. Li contavi i giri in macchina? No, contavo niente. No? No, cioè, a parte che sembravano altri 20 giri, no? Sì, tutti ad attaccare e sbranare. Tu attendevi solo il cartello dell'ultimo giro o ti rendevi conto di quanti ne avevi fatti? No, io aspettavo solamente la bandiera a scacchi. Proprio. Ah, la bandiera a scacchi, neanche il cartello dell'ultimo giro. Siamo allora sul veloce, attenzione, ogni volta che si va sul veloce, se Pepe Oriola esce nei tubi di scarico di Stefano Comini trema, perché c'è l'opportunità là alla staccata della Lisboa di andare all'attacco, e può essere un attacco vincente. Siamo qui nel secondo curvone che porta ancora ad un tratto rettilineo dove la temperatura del motore va al massimo, così come la velocità, si scarica a terra tutta la potenza. Questo è un curvone che mette i brividi, seguito da un altro rettifilo e poi un'altra curva, quella del Mandarin, che si fa sempre in pieno e la viviamo proprio dall'interno della Seat. Non si fa sempre in pieno, è difficile farla in pieno. Infatti, qua mi sa che ci ho provato a metà, no? Hai visto che Pepe ha fatto un bel traversino. Sì, qui ci siamo. Inganna. Poi, tra l'altro, Macao è piena di bump, pieno di buche, pieno di salti. Infatti, vedete anche in staccata come ci scomponiamo. È veramente, veramente tosta. Attenzione, perché in questo momento Pepe Oriola non ha portato l'attacco. Questo è il replay del giro precedente. Qui, boom. Mamma mia, che bussata. Però qui ci sta un richiamo, una bandierina bianca e nera. Dai, siamo uomini, mica farfalle. Zio Belino, però ci sta, vabbè. È passata così, andiamo a vedere che cosa succede adesso all'interno del misto con il quartetto ancora compatto. Certo, la tensione si taglia con il coltello all'interno di questa macchina, e naturalmente, come giustamente ricordava anche Stefano Comini, Pepe Oriola comincia a perdere la pazienza e comincia a capire che difficilmente riuscirà a conquistare la corona se mantiene la seconda posizione, se rimane in questa posizione, anche perché dovrebbe essere l'istinto dello spagnolo, dovrebbe essere quello di andare comunque all'attacco, perché dietro il fratello potrebbe fargli il regalo più grande della vita, quello di andare all'attacco lui stesso di Stefano Comini e regalare a lui la corona mondiale, perché se tu fossi arrivato in terza posizione la corona mondiale andava sul capo di Pepe Oriola. Questa è la situazione quando mancano, attenzione, meno di 3 giri al termine di questa gara, l'ultima gara della stagione per una serie spettacolare come la TCR International Series. Stefano Comini sta per trovare un sogno, per toccare con le mani un vero sogno, ma lo vogliamo vedere ancora fino al termine, perché qui di emozioni ce ne sono ancora, attenzione, eccoci ormai uscire dalla zona mista e guardate come Pepe Oriola è in questo momento nei tubi di scarico di Stefano Comini, lo sta seguendo, sa che può farsi assorbire nuovamente dalla scia del pilota svizzero. Siamo in questo momento nel secondo curvone, sempre in piena velocità, dietro intanto anche Belicchi si è staccato leggermente, occupa sempre la quarta posizione. Qui transitiamo ancora sullo schieramento di partenza, poi la curva veloce che riporta ancora sul dritto verso il curvone Mandarin, quello da fare quasi in pieno, perché se lo fai in pieno, ci provi a farlo in pieno,
succedono determinate cose. Ecco, tipo, eccola lì, okay. Questa volta è stato fatto in pieno, attenzione, però ha perso leggermente velocità, e infatti attenzione, c'è ancora una bussata di Pepe Oriola, poteva spostarsi sulla sinistra, invece non l'ha fatto, è stato bussato Stefano Comini, ma ha mantenuto la prima posizione, incredibile. Tu lì avevi perso velocità, vero? Avevo perso velocità per il traversone, sì, per il traversone che hai fatto, style, esatto, che ho fatto al Mandarin, esatto. Poi tra l'altro, mentre qui tra l'altro, attenzione, c'è il fratello di Pepe Oriola che va, no, sta rallentando, Pepe Oriola sta rallentando, problemi tecnici per la sua Seat, che cosa è successo? Ha rotto il radiatore. Ah, ha rotto il bacino di qua, bacino di là quando poi uno esagera va a combinare questi guai, rotto il radiatore, quindi per lui fine delle speranze residue di vincere il titolo mondiale, mentre Stefano Comini realizza un sogno incredibile. Per il momento siamo sulla tre quarti del sogno, cioè quello di vincere il campionato TCR. C'è Pepe che sta scendendo dalla macchina. Qui c'è la delusione più grande di questa stagione, sicuramente Pepe Oriola l'ha portata con sé e in qua che momenti. Già ragazzi mancano ancora tre giri, c'è il Dan, c'è il mio meccanico, che è finito, che vanno loro, che vanno a festeggiare, e chi è che li ha ripresi? È il mio meccanico, il tuo meccanico, Dennis, giustamente, sì. Il Dennis è andato a redarguirli tutti. Ora ragazzi, attenzione che qui ci sono ancora due giri di pista e tutto può ancora accadere. Tutto, anche quindi. Perché col regime di bandiera rossa, certo, si è dimezzato lo schieramento, quindi anche lì se magari arrivi settimo fai ancora tot di punti, può succedere veramente di tutto. Di tutto, quindi è meglio mantenere alta la concentrazione, anche perché adesso ti si è messo alle spalle proprio Stefano Belicchi, Andrea Belicchi, sì. Andrea Belicchi perché c'è Andrea dietro, c'è Andrea Belicchi, perché Jordi ha avuto un drive thru. Jordi ha avuto un drive-thru e quindi non dovuto, è più in terza posizione. Esatto, perché ha dovuto scontare la penalità del drive-thru avendo pestato la linea bianca in uscita dalla pit lane. Un errore abbastanza da principiante. Sì, direi proprio di sì. Peccato sì, perché ha fatto un garone, la prima volta anche lui a Macao. Quindi sì, tanto di cappello. Una prima volta come la tua non ce ne sono molte. Belicchi, Comini e Belicchi, vedete la loro differenza cronometrica è di un secondo e mezzo. Io credo che Belicchi comunque non sarebbe mai venuto a prenderti. Aspetta, perché sì. Andrea siamo molto amici. Lui mi ha motivato tanto anche quando non avevo il budget, perché io a metà stagione mi sono ritrovato senza budget. Ah, caspita. Prima di Singapore. Mi ha motivato tanto, mi ha aiutato tanto. Questa qua era da un po' che non ci vedevamo. Però lui vuole vincere, ecco qua, vediamo, guarda, la bussata, eccolo qui, il colpo pesantissimo che molto probabilmente gli ha procurato il guasto al radiatore. Sì, qua io ho frenato leggermente prima, lo ammetto. Ho frenato leggermente prima. Hai difeso la posizione. In telemetria 50 metri prima, infatti mi hanno chiamato dopo la gara, in direzione gara, sono stato là un'ora e mezza, mi hanno posto la domanda: perché lei ha frenato 50 metri prima? Io ho posto un'altra domanda: ma voi pensavate veramente che Oriola in 50 metri a 245 all'ora si spostasse? Con una macchina da turismo? Lo fai con una macchina da GT oppure con un Formula? Certo. Ma con una macchina da turismo, no, lui aveva altre intenzioni. Esattamente. Poi a Macao. No, poi sono intenzioni che ha espresso lungo tutta la gara, perché se si guardano queste immagini si capisce quali erano vere intenzioni. Infatti dopo non hanno detto niente assolutamente, anche perché un pilota è libero di frenare anche 50 metri prima, soprattutto se è all'interno del rettifilo prima della Lisboa. Assolutamente. Della Lisboa, da quattro corsie arrivi a mezza. Esatto, quindi lui avrebbe potuto spostarsi tutto alla sua sinistra, all'esterno, e tentare quella volta, sì, poteva andare in porto l'attacco. È un po' un peccato, mi sarebbe piaciuto arrivare alla fine della gara con Oriola, proprio tête à tête fino alla fine, quello mi sarebbe piaciuto. Però queste sono le gare, e l'errore è stato soprattutto il suo, quello di averti baciato più volte e
senza il tuo permesso, chiaramente. Anche perché mi conosceva, sa che non gli lascio più di un metro. Siamo con Stefano Comini, nostro ospite tecnico, e a questo punto lo possiamo naturalmente dire: quando inizia l'ultimo giro, inizia per Stefano Comini il giro più lungo di tutta l'intera stagione, perché sul suo capo si è posata la corona, ma ancora non è concreta, perché davanti a lui c'è il raggiungimento di un sogno incredibile fino a qualche giorno prima, cioè vincere sulla pista più difficile al mondo per vetture turismo, una pista mai vista prima, e quindi questi due sogni che si concretizzano in un'unica occasione in questo ultimo giro. Per te deve essere stato abbastanza lungo, no? Ma no, anzi, guarda, volevo che durasse ancora un pochino di più, perché era l'ultima gara della stagione, quindi sai, c'hai poi la pausa invernale, quindi non sai mai su che cosa monti l'anno prossimo. Esatto, quindi quest'anno è vero, no, sì. volevo godermelo come il giro d'onore. No, qua onestamente non pensavo molto. Bene, allora parliamo di che cosa ha pesato questo titolo, perché abbiamo gli ultimi due minuti di programma e vogliamo veramente spenderli con Stefano Comini. Stefano, cosa gli ultimi due minuti della gara, naturalmente, poi abbiamo ancora la parte finale. Allora godiamoci questi ultimi due minuti di gara che ti vedono protagonista assoluto. Ma noioso, Gigi, è noioso. No, guarda, non è noioso, è no, noioso. No, assolutamente. Non c'è più nessuno, si fanno più sportellate, sì, sì, non c'è più quel brio. No, dai, non è vero. Soprattutto per un pilota, quando sei tu prova a pensare al muretto del tuo box, come erano lì frementi a guardare il monitor. Dicendo di qua di là, ma no, ascolta, anche io ero dentro, tremavo, facevo, disfavo, no? Attenzione a destra, a sinistra, cosa fai? Qui le frenate diventano sempre più dure, più difficili. Effettivamente è l'ultimo giro è sempre quello da farsi con la massima attenzione, soprattutto quando sai che stai per arpionare un sogno grande, che sì, è diventato tale solo nelle ultime frazioni di una lunga stagione, perché all'inizio della stagione certo che si parte con la voglia di vincere, poi assolutamente. È solo nel corso della stagione che ti rendi conto, poco alla volta, che questo sogno può diventare realtà. Questo è il rettifilo che precede una bandiera a scacchi meritatissima da Stefano Comini, che è il primo campione del mondo per quanto riguarda il turismo, la TCR International Series. Eccola qui, bandiera a scacchi, e poi andremo ai festeggiamenti nella ultima parte di questa griglia di partenza speciale Macao TCR. Ed eccoci nuovamente sulla pista di Macao. Si è appena conclusa l'ultima gara della stagione per la TCR International Series, la corona mondiale ha cinto il capo di Stefano Comini. Stefano Comini e tutto il Target Racing, che qui vediamo festeggiare i meccanici di Stefano, che stanno festeggiando alla grande questo titolo incredibile, insperato forse all'inizio della stagione, ma arrivato proprio negli ultimi giri dell'ultima gara della stagione. Stefano Comini lo ha commentato e ha rivisto queste due gare qui insieme a noi in questa puntata speciale di griglia di partenza, che è l'ultima del mese di gennaio prima di iniziare con le dirette. Vedete il TCR Champion Stefano Comini, cosa dicevi? Raccontaci quali erano le tue emozioni. Ma lo vedi anche te dalle immagini? Sì. Qua è il primo momento dove ho realizzato qualcosa, ok? Infatti devo ammettere che avevo già studiato un po' i festeggiamenti di qua, di là. Adesso mi faccio il burnout indietro, in retro, come avevo già fatto a Sochi, perché ho fatto il burnout in retro. Addirittura. Sì. Mi sono detto, dai, mi metto contro un muro, faccio il burnout contro il muro. Le ho studiate tutte. Guarda, ero talmente sfinito. Sì, ero talmente sfinito che alla fine non ho fatto nulla. Non avevo le forze, non avevo la consapevolezza di quello che era successo. È lo scarico della tensione che hai mantenuto altissima lungo tutto il weekend, possiamo dire. Perché lungo tutta la stagione, lungo tutta la stagione. È stato veramente un anno travagliato.
sbagliato, Gigi. È stato un anno difficile, perché ci dicevi anche sotto il profilo economico, una stagione che comunque ha un costo, e tu il budget l'hai raccolto praticamente gara dopo gara. Ti sei trovato, ci dicevi prima, a Sepang, che non sapevi neanche se potevi andare a Sepang, a Singapore, esatto, Gigi. Che guarda, non sapevi neanche se potevi partire. Ma l'hanno detto 5 giorni prima di Singapore che potevo finire la stagione. E infatti devo ringraziare comunque Target Competition, che ha creduto in me fino alla fine. E è stata la scelta giusta, perché comunque il titolo l'ho portato. Li ha ricambiati con una bella moneta. Sì, infatti abbiamo vinto il campionato. E mamma, che belli che sono i miei ragazzi, piangere, è la mia famiglia, quella lì è la mia famiglia, cioè sono i miei ragazzi questi, no? Sono ancora adesso a riguardarli, sono veramente emozionato, ecco, sì, Dan, col panda fort. Di un po', ma che festa, panda fort. Che festa è stata poi la sera qui a Macao? Ma guarda, non avevo più le forze, sì. Ti giuro, non avevo più le forze. È stata una serata, tra virgolette, normale, fatta più che altro di public relation, uh-huh. E non me la sono goduta per niente. Ti dirò, ho fatto la festa 2 settimane dopo. Con tua moglie, con che mia moglie e gli amici da bar, quasi in ufficio da me, dove i simulatori, che sostanzialmente la chiamiamo la capanna dello zio Tom, perché è veramente una capanna, uh-huh. Con un bidone della benzina di quelli vecchi, uh-huh. Tagliato col flessibile, certo. E buttato dentro legna, benzina, fatto il fuocherello, uh-huh. Grigliata, cioè una roba semplice. Bello, la sono goduta veramente quella lì. Infatti, ecco, qua stavo cercando di fare una sorta di burnout, ho cercato di mettere indietro tutta la ripartizione della frenata, ma si vede che non ha funzionato. No. Ragazzi, se abbiamo troppo pochi cavalli, dobbiamo fare una petizione per dare più cavalli alle macchine del TCR. Certo, no? certo, bellissimo, no, bellissimo. È bellissima così questa formula, è una formula che Marcello Lotti ha studiato appositamente per rendere questo campionato poco costoso. Sì, Stefano? Guarda, adesso ti faccio notare una cosa. Sì. Arrivo nel paddock, sì. E il primo meccanico che mi becco è un meccanico di Hengstler, squadra avversaria, amico mio, molto amico. Certo. Ma allunga la mano per darmi il 5, e faccio, vabbè, dai, diamo il 5. Allungo la mano, mi dà il 5 talmente forte, mi lusso la spalla. No! Mi lusso la spalla. Io ho il problema con le spalle, che me le lusso ogni 3x2, mamma, mi sono lussato mia. La spalla. Però è che sto giro qua, non so perché, non sono riuscito a rimetterla a posto. Allora ho dovuto chiamare il meccanico, ho dovuto chiamare di qua, nessuno mi ascoltava. Incredibile, nessuno queste mi ascoltava. Sono immagini in esclusiva, sì, che sì, vi sì. Regaliamo. Alla fine aumenta l'audio se puoi. Vediamo se si sente. Tira Danny, il mio meccanico, un tesoro. Boh, me l'ha risistemata, almeno quello. Ah, te l'ha risistemata, sì, subito. Sì, me l'ha risistemata. Ormai c'ho il mio metodo. Tira, me la rimetto a posto io, va bene. Qua, poi tra dolore, felicità, euforia. Cioè, figurati, non capivo più niente. Bellissime, queste sono immagini che ci regalano veramente il sentimento della TCR International Series, una competizione che gira il mondo, ma veramente a basso costo, spettacolare, bella, a contatto diretto con gli appassionati, perché in ogni autodromo gli appassionati possono entrare nel paddock, vedere queste macchine, parlare con i piloti che non si fanno attendere e rimangono sempre a disposizione. Ecco qui Stefano Cumini, questo qua era venuto, ragazzi, a soccorrermi, perché ha saputo che mi ero lussato la spalla, mi tira il volante in faccia. Guarda, cosa gli vuoi dire? Grazie, fai niente, non ti preoccupare, ti voglio bene. Mamma mia, eccolo qui Stefano, che nonostante il dolore riesce adesso. E qui, Andrea mi ha fatto veramente piacere, m'ha fatto veramente piacere. Anche lui piangeva, bella, anche lui bella. Piangeva, è stato qua, i miei meccanici, c'è Roby, il Massi, è un'emozione grande. Infatti mi ero studiato 1000 festeggiamenti e non ce l'ho fatta. No, perché poi quando arriva il momento lo devi vivere per quello che è in quel momento. Non ce l'ho fatta. Non avevi immaginato che qualcuno ti lussasse la spalla, non avevi immaginato che ti buttassero il volante in faccia. Insomma, non avevi immaginato che una volta vinto il titolo, subito dopo, esatto, era un inferno, diventava un inferno la tua vita. No. E qua ho ringraziato la mia gloria, certo. Perché la macchina
la macchina è stata soprannominata Gloria. Sì? Il nome della macchina è Gloria, perché Vanessa era la macchina della prima metà della stagione, che poi è stata demolita da Gianni Morbidelli al Red Bull Ring, che è rimasto senza freni. È riuscito a centrarmi in pieno, a demolirmi la Vanessa. Caspita. Vanessa. Quindi dopo a Singapore siamo arrivati con la macchina nuova e... Gianni Morbidelli, che qui è arrivato in quarta posizione, vediamo la classifica: Stefano Comini, secondo Andrea Bellicchi, terzo Michael Gracev, quarto è stato Gianni Morbidelli, quinto Rodolfo Avila. Beh, la Volkswagen tra le marche è arrivata lì al terzo posto, niente male. Ne entreranno diverse di marche l'anno prossimo, vero? Cioè quest'anno ne entreranno di nuove. Entreranno, certo, di nuove, non si sa ancora bene quali. Uh-huh. Quindi, a dire, si parla di Peugeot. Eccolo qui Stefano Comini, che si concede alla prima intervista da campione della TCR International. No, Series. Alza il volume, devi ascoltare, sentiamo, il mio inglese, sentiamo, che fa paura. Sentiamo. Thanks to my wife Roberta that is at home. Thanks, ok, non si capisce niente. No, no, guarda, hai ringraziato prima di tutto tua moglie, che non era ancora, esatto, tua moglie, quindi, esatto, già eri, esatto, avanti. No, era già mia moglie a livello comunale, ok? A livello statale, per lo Stato era già mia moglie. Ah, okay. Poi il matrimonio in chiesa l'abbiamo fatto esattamente 2 giorni dopo Macao. Gli hai portato a casa un regalo bellissimo, no? Sì, gli ho portato a casa un regalo bellissimo, e anche lei mi ha fatto un regalo bellissimo con festeggiando le nozze e tutto, certo, col matrimonio, certo, è stato tutto insieme, perché poi anche a Buriram, prima di Buriram, il giorno dopo Singapore, io mi, sì, sono rotto il menisco e i legamenti crociati, caspita, della gamba sinistra. Mamma mia. E è stato un anno veramente travagliato, poi sotto mi sono operato, fisico, certo, ma tutto psicologico. E tu hai corso con un menisco rotto? Ho rotto con un menisco rotto le ultime 2 gare del campionato. Cioè, menisco no, non è rotto, senza i legamenti ho corso. Sì. Infatti ho fatto le gare col tutore, infatti il tutore che vedete in televisione, tutore in carbonio sulla gamba sinistra, è perché non avevo i legamenti. Uh-huh. Mi ero operato 2 settimane prima di Buriram e praticamente 1 mese prima di Macao. Ho capito. E dopo Macao, 2 settimane dopo Macao, mi sono operato i legamenti e adesso va meglio, ecco. Infatti hai raggiunto i nostri studi con le stampelle. Quanto tempo ancora le avrai? No, le stampelle andranno via presto. Ah, le, okay, stampelle andranno via presto. Adesso più che altro è la riabilitazione, tornare in forma per l'inizio della stagione, che comunque sarà tra poco. Ecco, quanto tempo ti porterà via, diciamo, la preparazione di una nuova stagione? Ma guarda, io sono onesto, io a livello fisico non faccio niente. Io a livello fisico... Beh, caspita, se che raggiungi questi dire, risultati, so che è brutto da dire, no, non faccio un granché a livello fisico, c'ho troppo lavoro da fare a casa, ho troppe cose da fare. Cosa fa nella vita il campione Stefano Comini? Il campione Stefano Comini fino all'altro ieri faceva il custode. Fino all'altro ieri faceva il custode. Ecco, faceva il custode, okay. Questo lo diciamo a tutti i ragazzi che hanno una grande passione dentro, che vorrebbero sfogarla in pista, che sanno di non avere budget. Anche lui sa di non avere budget, sapeva di non avere budget, ma sei riuscito ad arrivare. Questa è la bellissima commozione, l'emozione che pervade Stefano Comini. Comini è riuscito a conquistare un sogno lavorando sodo, perché poi devi lavorare sodo. Lavorando sodo, allora io sono comunque abbastanza fortunato, nel senso il piede c'è, certo, ok, poi la testa. Beh, quello deve essere alla la base. Testa è la mia. A livello caratteriale io sono, lo ammetto, sono molto difficile, mm-hmm, nel senso sono un po' un anticonformista dell'automobilismo, del motorsport, sì, e è difficile gestirmi, anche perché non dico praticamente sempre quello che penso, quello che non fanno più i piloti al giorno d'oggi, esatto, e ho difficoltà a trovare il mio posto nell'automobilismo, mm-hmm, proprio perché sono un personaggio scomodo. Sono un personaggio scomodo, Gigi, sono un personaggio che... Però dopo questo trionfo, voglio dire, il tuo posto c'è e rimarrà per sempre, perché nell'Albo d'Oro... Ah, Gigi, vedremo, ancora non ho firmato niente, quindi vedremo. Se il motorsport sarà giusto o ingiusto. No, io dicevo in senso proprio enfatico, nel motorsport Stefano Comini ormai ha messo una firma a caratteri d'oro
che rimarrà per sempre, indipendentemente se domani mattina dovrà rifare ancora tutte le fatiche, magari moltiplicarle per trovare un posto anche per questa stagione. Tu vorresti rifarlo questa stagione? Io credo di aver trovato il mio posto nel TCR. Sì. Per me il TCR, anche con Marcello Lotti, con la Camilla, anche tutti, trovo, è un po' come una famiglia per me. Credo di aver trovato veramente il mio posto e il mio campionato, dove posso esprimere tutto quello che sono. Qual è il segreto di questo campionato, visto che è partito all'inizio della stagione? Allora, il budget, i marchi e lo show, perché noi facciamo veramente tanto show, e le macchine sono le macchine vere che tutta la gente ha. Cioè, voi a casa, ragazzi, voi a casa c'avete il Seat, c'avete il Golf, c'avete la Volkswagen, c'avete l'Audi, c'avete certo, il BMW, non hanno tutti Ferrari, non hanno tutti Bentley, non hanno tutti McLaren. Ok, questa è la macchina del popolo. Assolutamente sì. Qui ci dovrebbe essere l'inno nazionale svizzero. Vediamo se riusciamo ad ascoltarlo. No, lascia stare, che è noioso. Ma no. Amo la mia nazione, ma l'inno proprio siamo messi male. No, beh, è sempre l'inno nazionale, è quello che ti ha fatto di nuovo emozionare, perché vediamo che ancora sì, tu sei emozionato. Guardi la tua bandiera e ancora incredulo dici, ma sono fiero di essere svizzero, sì, devo ammetterlo, però l'ho sempre detto. Allora, io sono per metà svizzero, per metà francese, perché mia madre è francese, uh-huh, è parigina, ma l'ho sempre detto, il mio cuore è italiano, perché ho sempre avuto squadra italiana, sempre corso. Beh, per la parte sportiva italiane, di te è italiana, ma non solo, detto, anche sì, il mio cuore, perché sì, mia moglie, certo, è italiana, mia moglie è di Giussano, tra l'altro, ah, non è neanche tanto lontano da qua. Certo, è vero. Quindi è vero. No, sono molto legato all'Italia. Poi vediamo un po' come si svilupperà il futuro, magari divento pure italiano, no? Non lo so, perché poi tra l'altro noi come svizzeri siamo un po' para è meglio che diventi okay, svizzera, nel senso, noi abbiamo la possibilità di avere la doppia nazionalità, quindi eccola qui la premiazione per il campione del mondo della TCR, il primo anno dopo una stagione bellissima che si è combattuta dalla prima all'ultima bandiera a scacchi, senza sosta, senza respiro, un campionato meraviglioso che ha portato Stefano Comini sul gradino più alto del podio mondiale, e la corona in questo momento gli cinge il capo, una corona meritatissima per questo ragazzo che ha messo tutta la grinta non solo in pista ma fuori per realizzare il sogno di guadagnare il titolo mondiale, e soprattutto qui la meravigliosa soddisfazione di essere sul gradino più alto del podio di una pista difficilissima. Quasi mai nessuno è riuscito nell'impresa di Stefano Comini. Grazie Stefano, in bocca al lupo per questo 2016. Grazie Gigi, grazie ragazzi. Noi dobbiamo chiudere qui, e questo qui è la più bella immagine di chiusura delle puntate speciali di Griglia di Partenza. Noi riprenderemo giovedì prossimo con la prima puntata di Griglia di Partenza in diretta, edizione 2016. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.